Sì, manteniamo un'altra, l'amministrazione comunale mantiene un'altra promessa, diciamo un altro punto del programma, che era quello di ridare dignità alla zona industriale di Campigliano. Dopo appunto circa 30 anni viene rifatto l'intero manto stradale, ridando dignità ad attività importanti del territorio. Qui abbiamo alcune imprese che lavorano anche a livello internazionale, quindi un impegno preso e un impegno mantenuto con le attività produttive del territorio. Allora, una parte sono fondi comunali, una parte sono fondi ministeriali, fondi che il Ministero ha destinato a tutti i comuni in base alla popolazione, circa 25.000 euro, mentre il rimanente fondo è comunale. Quindi c'è stata una compartecipazione, un impegno del comune nel portare a termine tale opera. Finalmente è riaperto il cantiere del parcheggio di Vignale, chiuso diciamo da circa un anno, e quindi lo abbiamo riaperto, i lavori sono riniziati per riaprire un'altra opera pubblica ed essenziale per un borgo come quello di Vignale. Inoltre oggi riattiviamo i progetti per i percettori del reddito di cittadinanza, quindi riavremo sul territorio 20 nostri concittadini che lavoreranno per la manutenzione del verde e supporteranno anche i plessi scolastici del nostro territorio, oltre a riattivare il progetto per la nostra biblioteca comunale. E inoltre sta addirittura d'arrivo il tanto atteso progetto, sempre riguardante i percettori del reddito di cittadinanza, per il sostegno agli anziani e ai disabili del nostro territorio, quindi per l'assistenza domiciliare. E questo è un progetto tanto atteso che ci stiamo impegnando a portarlo al termine con persone affidabili e competenti in modo da poter aiutare i nostri anziani.